Ma premetto che Cossato in questi ultimi 10 anni è veramente si trova in una situazione difficile, perché ci sono state fatte tante promesse, ma sostanzialmente Cossato è morta, come la definisco io. Hanno trattato Cossato come una grande casa di riposo, cioè in pratica hanno detto: questi cittadini non potranno mai svilupparsi perché i giovani scappano. Cossato, i giovani ormai, se vai dalle famiglie gli chiedi dove sei, ah, mio figlio è in Australia, è in Inghilterra, cioè praticamente non esiste un futuro e quindi bisogna trovare una soluzione per questo futuro. E quindi uno dei punti fondamentali di Cossato è il lavoro. Credo che sia un problema generale, ma Cossato negli ultimi 10 anni non si è creato un solo posto di lavoro. Quindi la prossima amministrazione dovrà puntare tutto proprio sul creare posti di lavoro, quindi fare in modo che le aziende possano insediarsi a Cossato. Noi abbiamo tantissime peculiarità, siamo molto vicini all'autostrada, abbiamo già un collegamento diretto Montalciata-Carisio, in 10 minuti noi siamo in autostrada. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche, bisogna solo aver voglia di creare le condizioni per il lavoro. Allora, attualmente chi governa questa città con Cossato hanno sempre molto cercato di garantire la propria poltrona. La politica generalmente fa sì che le persone diventano molto egoiste, vogliono conservare il proprio status symbol. Ormai i comuni devono per forza collaborare, perché non è possibile che a frazione Parlamento c'è un buco e a 10 metri dopo c'è un altro comune che il buco l'ha tappato. Unire le forze tra i comuni, anche grossi e piccoli, serve proprio per garantire servizi migliori. Faccio un esempio: magari lo scuolabus passa a 10 metri dal confine di Cossato e arriva dal comune limitrofo, e dall'altra parte magari il scuolabus quel giorno non c'è. Chiaro che integrando questi servizi e collaborando, ma qui sono i politici che dovrebbero fare dei passi indietro, evitare di voler sempre garantirsi la propria sedia e cercare veramente di collaborare con gli altri. Ma questo è un principio che fa parte proprio della collaborazione degli enti e fare in modo che i servizi siano il più possibile estesi: manutenzioni, scuole, anche solo il taglio dell'erba o piuttosto che la gestione degli asfalti, le cose che ormai la gente chiede solo che vengano fatte, niente di più. Io parlo per Cossato, perché Cossato in questi 10 anni ha avuto la tassazione più alta dell'IRPEF. L'IRPEF è un'imposta, un addizionale che i comuni mettono per fare cassa. Il comune si vanta di avere un avanzo di amministrazione di 3 milioni e mezzo, cioè di avere molti soldi nelle casse, ma nella sostanza Cossato non ha avuto nessun tipo di beneficio in termini di infrastrutture, opere. Non hanno mai pensato, ad esempio, che un'attività che apre deve essere aiutata, non può essere combattuta. Quindi che cosa succederà? Per poter far sì che, ad esempio, si riaprano i negozi, il comune dovrà fare delle politiche per riduzione delle imposte. Il proprietario, per tenere un immobile vuoto, basta solo dirgli: guarda, lo affitti e io per 3 anni non ti faccio pagare l'IMU. E il giovane che entra nel negozio, che lui non paga l'IMU, basta dirgli: cosa vendi, scarpe? Vabbè, per 3 anni non mi pagherei i rifiuti, tanto uno che vende scarpe farà solo scatole, quindi che rifiuti deve pagare? Oggi l'imposizione fiscale colpisce tutti indipendentemente, ad esempio i negozi vengono colpiti al metro quadrato, cioè non dipendentemente da quello che buttano, ma è semplicemente perché hanno un tot di metri. Fare politiche proprio per ridurre le imposte e le pressioni fiscali in una città già morta, perché se voi fate il giro in via Mercato, i negozi sono tutti chiusi e chiuderanno altri. I nomi, ad esempio, storici come l'Elena, che vendevano materiali, è tutto chiuso, perché non è stato mai fatto una politica per aiutare le nuove attività. E quindi un giovane che domani mattina, come chiedono a me in tanti, vogliono aprire un'attività, dopo 6 mesi sono già morti, perché non c'è nessuno che ti aiuta. Quindi il comune, l'amministrazione, che ha le armi, perché ce le ha le armi, può ridurre le imposte, può ridurre certe, ad esempio, agevolazioni. Noi ad esempio proponiamo che i parcheggi blu, che sono tutti a pagamento, Cossato, siano per 15 minuti gratuiti per tutti.
Perché non è possibile che se io vado a comprare una penna in via mercato da uno che vende cartolerie, io per comprare quella penna devo mettere una moneta. Cioè 15 minuti fisiologici servono per rismuovere quel mercato che adesso si è stagnato. Allora, innanzitutto un buon amministratore deve essere uno che prende decisioni e le opere le fa subito. Con Sato abbiamo delle opere che sono da 10 anni che sono ancora lì da realizzare, strade mai realizzate. Il nostro simbolo è la caserma dei, ex caserma dei Carabinieri, un palazzo comunale che cade a pezzi. Sono 10 anni che è lì che cade a pezzi. In 10 anni hanno fatto spot elettorali. Faremo il campo sportivo Abate, 750.000 euro nel bilancio, mai fatto. Hanno inserito a bilancio voci, ad esempio ricordo faremo le vele a copertura dell'anfiteatro esterno, 250.000 euro, mai fatte. Solo spot elettorali e pubblicitari. Il comune deve investire immediatamente in manutenzioni, rimettere a posto tutta la città. La città adesso fanno gli asfalti 10 metri, lasciano un buco e fanno altri 10 metri. Devono riprendere ad esempio in mano le frazioni. Io faccio il giro di tutte le frazioni a Cossato, sono state tutte dimenticate. Se andate nella piazza di Castellazzo, che per i cossatesi è un po' il borgo antico come quello del piazzo, c'è una fontana dentro, ci sono da 2 anni le siringhe piantate dentro. Nessuno le ha mai andate a togliere, nessuno ha toccato nulla. Quindi se tu non hai rispetto del tuo territorio e non fai le manutenzioni, che cosa devi andare a costruire? La piscina. Cioè, il sindaco precedente prometteva la piscina. Io non devo promettere niente, almeno bisogna fare le manutenzioni e rimettere almeno a posto la città. Davanti allo Zavallone, che è una concessionaria che è a Cossato, che molti conoscono, che vende auto, che è l'ingresso di Cossato, per farci capire, io è da 10 anni che gli dico, mancano i pali della luce. Ma come ti fai a presentare al mondo oggi e chiedere di venire a investire in una città che non c'ha neanche i pali della luce? Cioè le cose elementari devono essere fatte subito, le promesse la gente non ci crede più. Cioè promettere di fare questo e quello la gente non vuole più, vuole almeno avere una città vivibile, quello sì. E questo è secondo me il dovere di un sindaco, di fare immediatamente le opere di manutenzione. I soldi ci sono, perché gli avanzi ci sono, è per questo che le tasse io le devo pagare in proporzione ai lavori che fai. Che cosa mi chiedi tutti questi soldi se poi non fai nulla? Quindi secondo me è fondamentale subito decidere e fare le opere che mancano. Io ho lavorato per aziende che comunque gestivano stabilimenti in tutta Italia. Negli ultimi anni la globalizzazione ha fatto sì che insediare uno stabilimento a Chivasso o insediarlo a Cossato ormai non è più un problema per l'imprenditore. L'importante è dargli le infrastrutture, creargli le opportunità. Molti non sanno che ad esempio a Cossato in un piccolo capannone producono degli sci di alta qualità tecnologica. Noi dovremmo proprio fare in modo che chiunque voglia aprire a Cossato deve trovare delle politiche agevolanti sotto l'aspetto anche finanziario. È meglio avere, non fargli pagare nulla a un imprenditore che mette un'azienda, ma che assuma delle forze di lavoro, perché secondo me oggigiorno l'economia si basa proprio sulla forza di lavoro. Se tu non crei queste condizioni, è chiaro che l'imprenditore che vada a costruire a Milano o che vada a costruire a Novara o a Vercelli è ormai indifferente, basta avere le infrastrutture, ma Cossato non le ha, nessuno ha mai pensato al lavoro. Hanno gestito questa città come una città per gli anziani, gli fanno la ginnastica per recuperare le articolazioni, pensano a queste cose e i giovani scappano. Ma se tu non crei le opportunità per i giovani, che futuro dai a una città? È una città che è destinata a morire. Quindi è importante in questo momento creare queste condizioni per fare in modo che le aziende possano venire e creare posti di lavoro e dare economia alla città. Basta fare 20 km, andare a Gattinara, c'è la Lavazza, è l'esempio più chiaro che se un'amministrazione dà la possibilità ai giovani o comunque alle persone di lavorare, che crei economia.
mi sembra che sia raddoppiata, da 800 sono andati a oltre 1400 gli operai, hai 1400 persone con uno stipendio in tasca che vanno e consumano e lavorano e vivono. Ma Cossato in 10 anni non hanno creato un solo posto di lavoro e anzi tutti quelli che vivevano di commercio hanno dovuto chiudere, basta farsi un giro, chiuso, affitta, si vende, sì. Ma quello lì vuol dire per forza dover migrare andando all'altra parte. Questo non è più possibile nel 2019. Qui bisogna veramente dare un impulso e cambiare il modello e lo stile di decisione di questa città.